Oroscopo della settimana dal 14 al 21 agosto e andiamo a vedere che cosa succederà questa settimana per i segni dello zodiaco, dove ovviamente siamo un po' più tutti rilassati perché c'è chi va in ferie, ormai è Ferragosto, quindi diciamo che ok, il caldo probabilmente ci sta dando un po' di noia, però per quanto mi riguarda si stanno abbassando le temperature. Ovviamente ci tengo a dire prima di cominciare che se sei finito in questo video è perché probabilmente ti interessa l'astrologia o l'oroscopo. Pertanto ti devo dire che in questo canale parliamo unicamente di segni dello zodiaco e se non ti interessa ovviamente non mi seguire, però se ti fa piacere sapere l'oroscopo della settimana, ogni sabato io pubblico un video alle 11 che appunto parla dell'oroscopo settimanale. Detto ciò, che era necessario farlo, voglio dire che in generale tutti i segni per questa settimana non avranno chissà quali problemi, ma alcuni dovranno rivedere alcune posizioni che hanno ricoperto nella vita. Voglio partire infatti dal primo segno, dal segno dell'Ariete, che come diciamo argomento principale della settimana bisogna dire che c'è l'amore però per se stessi, ed infatti l'Ariete, se è single, mi riferisco a loro, sta cercando con forza e premura di trovare l'anima gemella, come se fosse una cosa dovuta, cioè un diritto dell'Ariete avere l'anima gemella ora. Non è vero, perché ti ricordo, caro Ariete, che nella vita, se vuoi qualcosa, non sempre quel qualcosa, se è una persona, lo puoi ottenere andandolo a ricercare tu fortemente. No, le cose capitano per caso in amore. È così nel lavoro e tu sei abituato proprio nel lavoro ad ottenere quello che vuoi spingendo e facendo tanto. Purtroppo non è così però coi sentimenti, ed infatti, piuttosto che andare a ballare, a divertirti con gli amici, quindi discoteche e quant'altro, per andare a cercare magari quello che ti piace o quella che ti piace, io ti consiglio invece di fare qualcosa che più sia per te stesso o per te stessa, quindi andare a trovare un contatto verso la tua anima che ti porti ad essere più tranquilla con te stessa, cioè meno voglioso di fare cose solo perché hai l'irruenza di trovare qualcuno, perché non ha senso, ti porta poi a stare triste perché poi capisci che non trovi nulla, perché le cose più belle sono quelle che capitano per caso. Quindi per quanto riguarda tutta la cosa generale della settimana, l'Ariete si merita un 6,5, perché deve capire che nella vita fare i passi indietro serve per effettivamente restare sui binari giusti. Se si vuole andare sempre in avanti, a un certo punto si rischia anche di dare delle facciate. Mi raccomando. Passando al segno del Toro, bisogna dire che uno dei modi in astrologia per tracciare il tuo percorso dal punto di vista di vita è quello di capire dove si trova il tuo pianeta dominante. Parliamo di Venere, il pianeta della bellezza, che in modo molto molto generoso si sta stagnando sul segno del Leone durante questo mese. E che cosa porta una Venere in Leone per il Toro? Porta sicuramente ad una voglia di spendere denaro, ma si sta avendo a che fare con un Toro, e il Toro, per chi appunto lo conosce molto bene, sa che è un po' tirchietto. Tirchio nel senso che ama più risparmiare che spendere, ed è proprio questo appunto una settimana in cui il Toro cercherà degli escamotage per risparmiare dei soldi. Probabilmente se deve costruirsi qualcosa in casa anziché avere un tecnico professionista che deve pagare per fargli fare dei lavoretti, va su YouTube, si cerca dei tutorial e con quei hack fai da te riuscirà poi a costruirsi quello che deve. Fatto sta che appunto il Toro ultimamente ha bisogno di spendere soldi, ha bisogno di dare libero sfogo a quello che è stata la fatica impegnata nel lavoro, perché si è dato tanto da fare, e probabilmente qualche spicciolo lo spenderà anche per andarsene in vacanza, se chi ancora non c'è andato giustamente si merita il meritato relax. Comunque il voto settimanale del Toro è 7,5, quindi devo dire che se la sta passando anche lui abbastanza bene. Gemelli, per voi devo dire che dovreste concentrarvi di più sul lato intellettuale del vostro carattere, quindi questa settimana compratevi un buon libro, se già avevate in mente di comprarlo fate un passo in libreria o in biblioteca, quella della vostra città, e cercatene uno che vi possa interessare, magari ve lo fumate in una settimana, letteralmente. Cosa più importante da dire per i gemelli, che la Venere sta entrando nel vostro, diciamo, nucleo delle connessioni sociali, cioè nella casa che anima le vostre connessioni sociali, il che significa che sarete amplificati dal punto di vista del fascino, perché il Gemelli già di per sé è una persona molto estroversa a cui piace fare tante conoscenze ed avere molti amici, ed è proprio questo un motivo per il quale la Venere ti renderà ancora più affascinante in questo contesto, perché sarai più aggraziato, sarai più elegante, le persone noteranno una maggiore voglia appunto da parte tua nei loro confronti nel volerle conoscere, perché sei una persona curiosa, e quindi se sei single, chi non sia mai che trovi veramente qualcuno che ti possa piacere, se invece sei fidanzato ovviamente passa
passerei del buon tempo, tempo prezioso. Ovviamente per i gemelli bisogna anche dire che ne viene da un periodo di estrema riflessione, il periodo introspettivo io l'ho chiamato, e questo periodo sta portando ai suoi frutti, perché se ora stai meglio è proprio perché hai avuto un momento di relax, di pausa totale, e questo relax ti ha dato veramente le energie per riprenderti. Il voto della tua settimana è 8 ed è per questo che secondo me rientri tra i segni più fortunati della settimana. Cancro, per voi devo dire che questa settimana sarà in un certo modo positiva, quindi partiamo già col botto, ma avrai comunque una, diciamo, la necessità di avere le cose più sotto controllo del dovuto. E sto facendo riferimento alla zona finanziaria, perché proprio questa zona è una zona che verrà influenzata particolarmente questa settimana, soprattutto giovedì. Giovedì, signore e signori, il prossimo che verrà, non mi ricordo che data sarà, se siamo 14 lunedì, fate il calcolo, sarà il 18 circa. Il cancro potrà pensare di investire del denaro, denaro extra, che saranno sicuramente cavoli suoi, non si sa se è una vacanza, non si sa se è un passo importante che sta facendo nella vita, sicuro è che qualcosa comunque lo porterà a spendere tanti soldi. Io ti consiglio di essere molto molto cauto in queste spese, cioè di pensarle prima di fare e di effettuare comunque un bilancio di quelle che sono entrate e uscite, onde evitare appunto che poi ti penti. Sappiamo come cambi umore e anche quante volte poi ti penti delle scelte che fai. Pertanto quello che ti posso dire è: mantieni sempre quella fiducia nei confronti dell'abbondanza che la vita spesso ti propone, perché comunque sei una persona che si dà da fare e quello che ottiene sa che dipende dalla sua fatica e dal suo impegno, ma è anche vero che alle volte te richiami la sfiga e bisogna dirlo, quindi ogni tanto bisogna anche pensare positivo e riconoscersi anche che essere propositivi e richiamare la fortuna può essere un qualcosa anche di dovuto, anche se è una cosa casuale. Per cui cancro, sorridi, non abbatterti, il voto della tua settimana è 7, comunque non è male, diciamo poteva andare peggio, e insomma devo dire che niente, andrà bene. Leone, preparatevi tutti voi ad essere ricoperti di raggi dorati, perché Venere fino al 4 settembre rimarrà sopra di voi, e io qui ragazzi chapeau, alzo le mani, chiedo scusa a tutti gli altri segni, ma il leone ha letteralmente il palcoscenico che è sui suoi piedi, ma lo sarà per molto tempo anche dopo il 4 settembre, perché la carica che gli conferisce Venere è un qualcosa che poi lascia uno strascico. Avete presente quando prendevamo il Covid e ci sentivamo un po' debilitati quando anche eravamo guariti dal Covid? Perché è come uguale con la Venere. Il leone sta godendo proprio di un periodo dove si sente molto preso bene, si vede sempre bene allo specchio, ed è un periodo di quelli in cui tutti si sentono di conquistare il mondo. Tanto è vero che il leone, essendo lui una persona molto carismatica di natura, ultimamente sta pensando veramente in grosso di fare le cose bene ed è molto carico. Se le persone che lo frequentano notano in lui una carica abbastanza diversa dal solito, è perché appunto è un pochino superiore agli altri in questo momento, un pochino tanto forse, e ovviamente lui vede oltre, vede le cose in modo più, come dire, più granulare, cioè in modo più approfondito, più dettagliato, riesce ad avere una visione del futuro un po' più chiara degli altri, perché sa quel che vuole. Per cui a tutti i leone che mi stanno ascoltando e siete single, spaccate, cioè andate contro la vostra vita nel futuro pensando appunto soltanto a voi stessi, non cercate nessuno. Se siete fidanzati, le fidanzate o fidanzati del leone potranno sentire magari una persona che è leggermente più concentrata sul lavoro, però ciò non significa che vi sta tradendo, per cui state tranquilli, incrociate le dita. Voto del leone ragazzi 10, mi dispiace, 10 e 10. Verginelle, per voi cosa vi devo dire? Vi devo dire che questa settimana dovete pensarla un po' più zen. Zen vuol dire pace, vuol dire evitare discussioni, evitare zavorre, evitare persone che cercano soltanto zizzania, quindi diciamo che è un periodo per voi che è sicuramente molto minimalista. È un po' difficile da affibbiare ad un periodo questo aggettivo, ma si intende che vorreste avere poche cose ma messe al punto giusto. Cioè, perché dovete farvi i cavoli degli altri quando effettivamente già la vostra vita è piena di problemi, piena di cose, di impegni? E avete ragione. Tanto è vero che state ricercando quella dimensione dentro di voi che vi possa permettere di fregarvene totalmente di ciò che vi circonda, andando quindi a godersi il proprio momento, perché sentite la presenza proprio della vostra anima che ve lo richiede. Cioè, avete bisogno di respirare. Avete presente lo yoga? Questa è una pratica che vi consiglierei di fare. Non è che se non ne avete voglia vi dico andate a farvi una lezione via, ma anche in casa, su YouTube cercate un tutorial. Lo yoga potrebbe essere un qualcosa che vi rende la vita migliore. Probabilmente
ne farete mezz'oretta prima di andare a letto, prendete un tappetino, vi mettete ai piedi del letto e quel che riuscite a fare fate, sarete sicuramente più rilassate, esponete veramente la vostra anima ad una dimensione differente e questo vi porterà sicuramente ad una condizione migliore mentale. Quindi il tutto per dirvi cosa? Dirvi che sfiaterete. Questa settimana è come una balena che esce in superficie per sfiatare tutto e ritornare poi in profondità. Voto settimanale 6,5, perché è un po' su e giù, altisonante, Bilancia, per voi questa è una settimana super speciale come lo sono state tante altre, ma ripeto, per chi non avesse visto i miei video in passato, già ho detto che la Bilancia è uno dei più fortunati dell'anno, per cui non c'è da stupirsi che tante settimane questo segno rientra in uno dei segni più fortunati. Ma perché è speciale? Per le connessioni sociali. Anche qui si parla di una Venere che aiuta la Bilancia nel voler ricercare il contatto con le persone, nell'apprezzare il contatto con le persone e di conseguenza nel essere una persona ben voluta praticamente da tutti. La Bilancia infatti potrebbe addirittura ritenere necessario di riallacciare dei rapporti che erano stati chiusi in passato. E questa settimana, appunto, ci potrebbero essere delle richieste particolari che sicuramente non è che devi accettare, non sentirti obbligata, però mercoledì stai bene attenta che qualcuno potrebbe scriverti, qualcuno di inaspettato, e se così accade ti prego di scrivermi nei commenti perché ci tengo a sapere se davvero accadono ste cose, perché proprio quel giorno ci sarà un accumulo dal punto di vista energetico planetario di quello che è la tua zona, la tua casa delle connessioni sociali, pertanto potrebbe capitare realmente qualcosa di grande. Un'altra cosa che è sicuramente sintomo di positività per questo segno è che quando trova questo pace con gli amici, con le uscite, con lo stare bene con se stessa o con se stesso, la Bilancia assume un fascino che è ancora più grande del suo, cioè è assurdo. E infatti beata lei che si sta godendo proprio un periodo veramente senza eguali, credo, durante tutto il 2023, che la rende una delle persone che è proprio più magnetiche in questo momento, cioè la guardano tutti, diciamo che è così. Infatti per voi come voto settimanale vi do 9, è un bel voto, non è il migliore perché il Leone vi supera, però ci state dietro. Scorpione, le vostre zone di carriera, di lavoro e anche di personale gratificazione si allineano questa settimana, per cui ci sono effettivamente dei movimenti che quelli che vi avevo preannunciato la settimana scorsa si riveleranno probabilmente reali e questa settimana lo potrai constatare con le tue mani. Non ti sto dicendo e anzi voglio che tu capisca che la strada sarà in discesa, cioè non sarà così. La fatica è un qualcosa che nella tua vita tu ce l'avrai sempre da impiegare. L'abbiamo tutti. Tutti noi siamo tenuti a faticare, ad investire tempo, denaro, forze mentali e fisiche per ottenere qualcosa di grosso e di giusto. E voi forse ancora di più, perché la vita vi mette sempre davanti a delle scelte, a delle dure prove che sono difficili. Ma sono scelte che supererete a pieni voti. Sicuro è che non sarà facile. Anzi, ci saranno momenti in cui andrete giù di testa, defiance, ma ci sarà quello che non vi permetterà mai di mollare, l'amore. L'amore, signori miei dello Scorpione, lo dico baciando il mio ciondolo perché ci tengo a farvi arrivare quanto credo a questa frase. Se lo Scorpione smette di credere nell'amore, allora la sua vita cessa di essere buona. Se invece continua a credere, pensi di trovare del buono nelle persone, quindi di non vedere mai la mela marcia, ma di vedere sempre il lato positivo e smetterla di essere pessimista, smetterla di mettere sempre in cattiva luce tutte le persone che ti circondano perché non ti fidi di nessuno. È un errore, è chiaro? E ci tengo a dirtelo. Ti guardo dritto in faccia, non posso fare altro. Per cui, rivaluta il modo che hai di interagire con le persone, perché queste ultime, anche se non sono direttamente correlate a quello che ti potrà accadere, hanno un'influenza nella tua vita, nella tua cerchia energetica, per cui sii più gentile. Voto settimanale? 7,5. Ti aspettavi di meno, lo so. Ma sono bravo io con te. Sagittario, per voi questa settimana è la settimana della curiosità. Cioè, curiosità, aspettate, dal punto di vista dell'istruzione. Vi piacerebbe buttarvi in qualcosa di nuovo. E voi mi direte, oh, chissà che storia, lo fai sempre. E beh, è vero, Sagittario è sempre molto propenso a cambiare cosa, a cambiare lavoro, a cambiare modo di vivere. Fondamentalmente Sagittario è un nomade, diciamocela tutta. Nomade però dal punto di vista mentale, ripeto. Quindi cambierai probabilmente il campo lavorativo, cambierà la tua voglia di conoscere un argomento, magari cessa per dare spazio ad una nuova, ed infatti inizierai a bazzicare in qualche sito qua e là per cercare quello
quell'idea, no? Avete presente quando qualcuno non sa bene che cosa vuole, allora va in internet, fa qualche ricerca, fino a che poi non gli si accende la lampadina e dice: cavolo, voglio fare questo. Il Sagittario avrà queste sensazioni che sicuramente non sono prevedibili. Non ti posso dire che se andrai a fare, che ne so io, l'artista di strada, o se andrai a fare il fruttivendolo, non lo so, però la cosa sicura è che farai qualcosa di divertente. A te non piacciono le cose standard, e infatti i lavori che ho detto, probabilmente l'artista di strada ancora, ma il fruttivendolo per te è standard e non lo vuoi fare. Al limite potresti andare a fare quello che disegna le cassette dei fruttivendoli, per dirvene una. Però, detto ciò, il Sagittario sta vivendo un periodo di mutazione che riguarda sia dal punto di vista mentale quelli che sono i suoi interessi, ma mutazione anche dal punto di vista sentimentale, perché in molto tempo oramai il Sagittario, che è single per scelta, come volete voi, non lo so, però in generale è single perché non riesce a star dietro a qualcuno. Ma una volta che troverà il suo interesse e consoliderà realmente una nuova posizione lavorativa e professionale, chiamatela come vi pare, potrà anche dare spazio a qualcuno per affiancarlo magari durante l'inverno, sperando che si trasformi in una relazione seria, perché poi sappiamo che il Sagittario di serio forse vuole ben poco. L'unica cosa seria che vuole è la libertà, perché la sappiamo, nessuno gliela può togliere. Il voto della vostra settimana è 7. Quindi è un buon voto, non è uno dei migliori, vi aspettavate il 10 come sempre, ma stavolta non funge. Capricorno, per voi ho una buona notizia. Le vostre zone di origini, quindi dove siete nati, dove siete cresciuti, dove avete studiato, magari siete andati all'asilo, saranno le zone dalle quali riceverete una spinta energetica assurda. Per cui voglio sottolineare per tutti i Capricorno di non allontanarsi da casa questa settimana. State lì, state vicini, cioè veramente lo dico con tutta la mia forza, state vicini a quello che è il vostro nido, le persone che vi vogliono bene, i posti che conoscete. Perché? Perché sarà proprio in quei posti che potrete fare dei pensieri che vi appianeranno un sacco di dubbi, un sacco. Anche qui devo contestualizzare, non intendo che la vostra vita è piena di dubbi, però i dubbi esistenziali ce li abbiamo tutti, cioè ogni tanto arriva il momento in cui siamo lì prima di andare a dormire, probabilmente ci si fa la domanda per dire: ma io sono contento, ma io so che cosa devo fare domani mattina, sto bene nella posizione in cui mi trovo o sono stressato? Ecco, questi tipi di dubbi ce li abbiamo tutti. Il Capricorno questa settimana li focalizzerà un pochino meglio, e grazie al posto in cui ti trovi, che deve essere quello in cui sei nato, e lo ripeto, devi essere lì, non in nessun'altra parte, riuscirai a trovare una tranquillità, una serenità molto molto elevata. Non sto scherzando, la tua estate la stai vivendo e stai comunque in una condizione che va su e giù dal punto di vista del benessere, però in un certo modo sei contento. Contento è diverso da felice, ma la contentezza è comunque un aspetto di serenità. La felicità avverrà nel momento in cui potrai avere tutti gli strumenti a tuo favore, ovvero anche salute, anche stabilità dal punto di vista mentale e soprattutto anche una condizione anche di lavoro che ti permetta di spingere tanto. Ora è agosto. Ad agosto si lavora meno, per cui il Capricorno non è neanche troppo spinto a lavorare. Settembre potrai realmente iniziare ad ottimizzare tutto, per cui ti basta resistere, ok? Il voto della tua settimana è 7,5, e anche per voi comunque c'è una bella condizione, una bella energia che vi circonda, non sprecatela. Acquario, il pianeta della bellezza, si trova sul segno che è il vostro opposto, per cui il Leone in un certo modo vi influenza in cosa? Nel creare delle connessioni che hanno una propensione lavorativa. E qui vengo al dunque. Avete presente quando si esce e incontri qualcuno e la conversazione può virare su discorsi superficiali, banali, cioè magari come va, come non va, cosa fai domani, cosa hai fatto nelle ferie, eccetera eccetera, però potresti anche invece incontrare quel qualcuno che così di punto in bianco ti offre un lavoro oppure ti offre una collaborazione. Questo è quello che capiterà. Giovedì è una giornata in cui ci sarà un'espansione particolare in quello che sono le tue connessioni di partnership, ma sarà una sorta di prova con una collaborazione che farai con una persona che ti porterà comunque ad assaporare delle nuove sensazioni. La cosa che vi voglio dire a tutti voi degli Acquario, che spesso siete molto molto individualisti, che pensate solo a voi stessi, autonomi, in realtà vi conviene in questa settimana condividere le opinioni, scambiarvi le prospettive con delle persone che sono o al tuo stesso livello, più basse, più alte, hanno fatto di più, sono più grandi, più giovani, è uguale. L'importante è scambiarvi le opinioni. Perché? Perché anche dirsi quanto è bella la vita, quanto vi sta sorridendo la vita, perché vi sta capitando questa e quell'altra cosa, è un qualcosa che vi arricchisce. Perché ricordatevi che quando si hanno dei punti di vista da persone esterne, in un certo modo comunque noi ci arricchiamo.
perché condividere è uguale a crescere. Se non si condivide nulla, si rimane sempre comunque fermi nella proprio nido, nella propria zona di comfort, e non va bene questo. Voto settimanale dell'acquario? 7. Per cui anche per voi diciamo che non va malissimo. Pesci, Venere si unisce al Sole nel principio del tuo settore lavorativo. Pertanto voi dovete portare gioia, creatività, fantasia nel lavoro. Esempio, pranzo lavorativo con i colleghi? Fallo durare un'ora in più, perché discuti di cose, di tuoi punti di vista particolari che ti fanno viaggiare a destra e a sinistra in modo quasi anche un po' imbarazzante, ma che comunque risulterà accattivante. Potrai appunto dare libero spazio alla tua fantasia per fare colpo al capo. È finito il periodo di autostima bassa che avevi la settimana scorsa. Riprendi un attimo in mano la situazione, riprendi un attimo la tua personalità, fai valere quello che è l'aspetto più importante del tuo carattere, l'aspetto creativo dal punto di vista della fantasia. Pertanto il segno dei pesci questa settimana potrà dirsi una persona nuova, potrà incontrare veramente delle situazioni che gli permetteranno di dare libero spazio alla sua persona, e quindi quando uno è libero di esprimersi sta anche meglio. E questo stare meglio lo porta anche a risultare più bello. Sembra banale da dire, ma non è banale. Io lo dico sempre in tutti i miei video. Se uno di noi sta triste, negativo, non è mai uno che cerca la positività nelle cose, attrae negatività. Se invece succedono cose belle, dai libero spazio a te stesso, esprimi quello che sei realmente, attrae positività e risulti più affascinante. Ma proprio di fatto, non sto dicendo che lo risulti perché il destino ti fa stare così. Di fatto lo sei, cioè, sarai più brillante. La cosa che ti voglio dire però, pesciolino mio, è quello di dormire un po' di più. So che sei un po' insonne ultimamente, poi mi sbaglio, so che i pesci sono pigroni e dormono tanto, ma questa settimana magari è stata anche una situazione appunto disagiata dal punto di vista psicologico, ha subito parecchio. Pertanto devo dire che comunque una fase di restore ci sta per tutti, anche per voi pesciolini. Quindi voto settimanale 8, sono felice di darvelo, raga, sono veramente felice e spero vivamente che lo possiate anche far diventare un 10. Dipende solo da voi e da quello che farete accadere. Per cui ragazzi, spero veramente che questo video vi sia stato d'aiuto, che vi possa anche soltanto regalare un sorriso, per cui non dovete pensare che io vi voglia fare questo video per vendervi false speranze. Vi voglio far sorridere, vi voglio regalare della gioia e della positività nei confronti del futuro, dell'avvenire, che vi ricordo ragazzi non è prevedibile in alcun modo. E ci tengo a sottolineare anche che tutte quelle persone che mi commentano nei video con un profilo fake, che a volte mi copiano l'immagine profilo e si fingono me andando a chiedervi vorreste leggere il futuro, vorreste tornare dal marito, dalla moglie e quant'altro, sono tutte cavolate, per non dire altre parole, perché altrimenti poi quando dico parolacce Facebook mi banna il video. Per cui raga, non esiste il modo per capire chi torna, cosa non torna, che giorno torna. Ci sono dei giorni in cui sì, dei pianeti si allineano in un modo e lì potrebbe appunto convogliarsi un'energia particolare. Ma se parliamo di fatti veri che accadono, quella è fuffa. Avete presente i fuffa guru che sono su internet, quelli che vogliono vendere metodi per fare soldi? Quelli sono fuffa, non guru, fuffa vita. Cioè che vendono false speranze a delle persone che spesso cadono in quei loschi tranelli perché magari hanno perso la speranza e quindi gli fanno assaporare quella finto bagliore di luce perché sono anche dei grandi ammaliatori. No buono, non funziona così. Nel mio canale via quella rumenta, a Genova si dice rumenta per dire pattumiera, spazzatura, e bloccateli sempre se vi scrivono cose particolari di questo genere, se vi chiedono soldi per fare previsioni, non esiste al mondo questa roba, chiaro? Detto ciò, sorridete, Ale è qui per darvi l'energia giusta e spero che questa energia la accogliate nel modo che io vorrei vi arrivasse, cioè il modo più giocoso ma allo stesso tempo serioso, quindi deve essere un mix, mi raccomando. Mi sgranchisco la voce. Ammazza, ho parlato tanto. E vi auguro a tutti una buona settimana. Ciao dal vostro Ale. Ah, mi raccomando, il sito sta veramente spopolando. Utilizzate agosto 15 al checkout per ottenere il 15% di sconto sull'intero carrello. Quindi se prendete 4 oggetti, non è che il 15% di sconto lo avete su un oggetto, su tutta la somma. Ed è tanto, raga, credetemi. E nulla, vi voglio bene. Ciao.